22 ottobre 2016, il Colonna va a Velletri contro il Real Velletri. Ecco le squadre che si apprestano ad entrare in campo, giornata bellissima. Il Colonna con qualche assenza purtroppo per problemi burocratici. Ecco i saluti in campo. E sta per iniziare la partita, c'entra la palla il Colonna. Palla che si gioca a centrocampo, la palla ancora in mano ai ragazzi del Colonna, adesso in fallo laterale. Le immagini passano adesso invece ad un tiro effettuato da Velletri sopra la traversa. Ancora il Velletri che manovra sulla tre quarti del Colonna, adesso al limite dell'area, ha preso in mano la supremazia del campo il Velletri. C'è un primo tiro respinto dal portiere del Colonna, ancora il Velletri va a terra, ma nulla di fatto. Qui c'è il Colonna che manovra nella propria metà campo, perde palla, il Velletri la riconquista pericolosamente in avanti, l'attaccante ancora si oppone al portiere del Colonna. Ancora vediamo il Colonna che cerca di uscire, il Velletri conquista palla, calcio di punizione per il Velletri. Vediamo adesso la punizione battuta numero 9 del Velletri, c'è un tiro e para qui il portiere ottimamente. Ancora una rimessa al fondo da parte del portiere del Colonna, manovra qui il Colonna, cerca di impostare un'azione. Vediamo un attimo, perde palla, la riconquista il Real. C'è un lancio, parte un lancio in area ed è 1-0 per il Velletri. Le immagini passano, ancora una rimessa dal fondo da parte del portiere Colonna. Ci prova adesso il Colonna ad uscire fuori dalla propria metà campo, ma viene subito fermato. C'è ancora un'altra azione del Velletri, pericoloso in avanti del 2-0. Il Colonna cerca di contenere, ma in avanti non è molto pungente, il Velletri ne approfitta. C'è adesso un calcio di punizione per il Colonna. Vediamo cosa farà Lorenzo, credo, tira. Buono il tiro che costringe alla deviazione del portiere Velletri. Rimessa dal fondo per il Colonna. Ecco però il Real Velletri conquista palla, pericoloso in avanti e sfiora il palo alla destra del portiere Colonna. Finisce qui il primo tempo. 2-0 per il Velletri. Ecco che inizia il secondo tempo, c'entra il Velletri, ma le immagini passeranno subito a un fallo laterale adesso del Velletri. Qui che se ne va in area di rigore, l'attaccante, c'è un liscio, ancora il Velletri che riprende palla, parte un tiro, ottima la parata, sembra che ci sia un gol ma non viene annullato o forse va proprio fuori. Quindi la situazione è sempre su 2-0, bellissima la parata del portiere del Colonna. Ancora il Velletri che manovra al limite dell'area di rigore del Colonna. Ecco, vediamo pericolosamente in avanti, gli attaccanti se ne va,
il numero 11, la palla che staziona sempre nei pressi dell'area di rigore colonna, c'è un tiro che viene parato in due tempi dal portiere del Colonna. Qui c'è ancora il Velletri che stavolta siamo nella metà campo del Velletri, c'è un tiro parato dal portiere del Velletri, ci prova il Colonna ad accorciare le distanze sul risultato sempre di 2-0 per il Velletri. Ancora il Velletri, se ne va l'attaccante sull'area, sulla fascia destra, ancora l'attaccante del Velletri che sta a ridosso del portiere, ottimo. Si oppone il portiere Colonna molto bene e salva la rete. Fallo laterale del Velletri. Adesso si è nella metà campo del Velletri. Ruba palla il Colonna con Dario. Dario ancora, ottima risposta del portiere Velletri. Un'altra delle sortite del Colonna che ci prova ogni tanto. Ecco, vediamo però ancora il Velletri che prova, tira, e qui poteva fare un po' meglio il portiere del Colonna, non riesce a trattenere la palla e la manda in rete, e qui credo che stiano per finire le ostilità. Infatti ecco che qui arriva il triplice fischio finale, la partita finisce qui. Il Real ha battuto il Colonna per 3-0. Colonna che contiene ma non punge in attacco. E ciao a tutti da De Passa del Capitano.